Ciao, spero stiate tutti bene. Per me è sempre un piacere farvi le nostre proposte di outfit per il quotidiano o anche per queste occasioni speciali che finalmente possiamo avere e condividere con i nostri cari amici dell'ottima convivialità. Vi voglio proporre degli abiti di un brand italiano e fatto anche made in Italy. Questo è un abitino, un abito un po' corto, un abito camicia con l'effetto della manica, vedete, larga, completamente tutto ricamato a fiori e un tessuto elasticizzato dove lo abbiniamo al suo shortino, vedete, uguale, con dietro invece il tessuto senza ricamo, davanti con il ricamo, quindi facciamo una sovrapposizione, vedete, di abitino dove compare leggermente lo shortino. In questo caso, se abbiamo una sorella più piccola, quindi mi piace farvi la coppia delle due sorelle, propongo l'abitino. L'abitino sempre con la manica ampia, vedete? La manica ampia e abbottonato appunto dietro. Quindi il completino in questo caso può essere l'abito oppure la camicia lunga oppure mini dress, dove mettiamo le culotte sia nell'abitino per la piccola sia nell'abitino per la grande. Un'altra proposta invece è quella del sangallo. Allora, in questo caso vi propongo un abitino scamiciato, quindi molto estivo, ok? Che poi potete benissimo utilizzare, come vedete, nel quotidiano e anziché essere esclusivamente un abito può diventare una camicetta quando la bimba o la ragazzina cresce, da usare col pantalone o con uno shortino di jeans. Ve lo abbino allo shortino in sangallo. Il sangallo in questo caso è tutto completamente davanti e dietro, quindi avete lo shortino che si intravede quando la bimba gioca animatamente e si muove. Si intravede lo shortino sotto. A questo abitino voglio proporvi invece l'abitino per la piccolina, sempre in sangallo, in questo caso vedete sempre con la ricciatura sotto le ascelle e in questo caso con un collo meraviglioso, tutto in pizzo macramè e cru, che per me è molto molto chic abbinare, come vedete, le cru con il bianco, quindi manichetta ricciata che diventa sbuffo, un po' l'effetto proprio Biancaneve, e il collo di pizzo, dove sotto possiamo aggiungerci comunque sempre la culottina e lo shortino, che poi con una semplice maglietta potete riutilizzarlo nell'estivo per andare al mare o per le vostre passeggiate estive. Quindi abbiamo la bimba grande e la bimba piccola con le due versioni a completo. Possiamo abbinarle poi a delle scarpe anche sportive, come in questo caso, però comunque che richiamano un lurex. Vi voglio proporre questa della Golden Goose, tutta interamente in pelle, con il laccio animalier, che potete anche cambiare mettendo un fioccone bianco, e il tallone fluo. Quest'anno poi in primavera ci sono molte proposte di accessori che hanno queste piccole rifiniture fluo. Oppure vi propongo Veja, una scarpa interamente vegana, quindi niente pelle animale, fatta con residui di mais o di riso e materiale anche plastico riciclato. Con il tallone vedete questo tocco di silver con lo strappetto, tra l'altro anche con degli ottimi prezzi. Bene, questa è voluta essere proprio la mia proposta di due sorelline che possono andare abbinate insieme, ma con due versioni di abito diversi. Spero vi siano piaciuti e vi auguro delle ottime occasioni di convivialità. Ciao e buona giornata a tutti!